La nascita del borgo medievale di Serravalle Pistoiese è legata alla funzione di controllo della viabilità e di presidio del confine tra la Valle della Nievole e quella dell'Ombrone, zone di influenza rispettivamente di Lucca e Pistoia. Il nome di Serravalle richiama infatti la chiusura della Valle Pistoiese rispetto a quella lucchese. La Rocca Nuova, detta anche di Castruccio, venne costruita subito dopo l'assedio condotto nel 1302 dalle truppe fiorentine e lucchesi, guidate dal generale Moroello Malaspina, al castello di Serravalle, cardine della difesa pistoiese. Per mancanza di rifornimenti, il paese fu costretto ad arrendersi dopo un assedio durato 3 mesi. Si narra che i due eserciti vollero poi far pagare a Serravalle l'appoggio alla parte bianca pistoiese, ma vennero fermati da San Lodovico, patrono del borgo, apparso sugli spalti della Rocca Vecchia in una nube luminosa. La Rocca Nuova è munita di forti e spesse mura con camminamenti interni e torrette di osservazione e di diverse alte torri di guardia. Il possente fortilizio fu portato a termine da Uguccione della Faggiola e poi dal condottiero Castruccio Castracani, che innalzò la possente torre esagonale. Sul versante opposto del paese sorge la torre del Barbarossa, che venne innalzata nel 1140 per volontà dei consoli di Pistoia e che rappresenta l'unico elemento sopravvissuto della Rocca Vecchia. Essa si eleva per oltre 40 metri sul punto più alto del colle e permetteva di controllare dalla sua cima la vallata fino a Firenze e tutta la pianura della Val di Nievole, fino a Lucca e al mare e di comunicare con le altre torri limitrofe, Monsummano Alto, Monte Catini Alto, Castellina e Vinacciano. Interessanti sono le disposizioni che ne regolavano la sorveglianza, contenute negli statuti del XII secolo e che sottolineano l'importanza della funzione di mastio e di guardia svolta dalla torre. Il custode preposto alla sua sorveglianza era scelto tra i cittadini pistoiesi di censo piuttosto elevato e durante i 4 mesi del suo incarico non poteva uscire dalla torre. La porta veniva infatti sbarrata dall'esterno e nessuna costruzione poteva essere costruita nello spazio circostante. Il borgo di Serravalle rivestì nel Medioevo non soltanto un ruolo strategico e militare, ma anche religioso. Il paese è infatti attraversato dal Cammino di San Jacopo, antica via di pellegrinaggio che ripercorre la direttrice viaria romana Cassia Clodia e costituisce l'inizio di un cammino italiano che collega la città di Pistoia, la Santiago Minor, a Santiago di Compostela. Nel borgo medievale sono in tal modo presenti 2 chiese di origine romanica e 3 oratori. Oggi ne rimane solo uno. La pieve di Santo Stefano risale al XII secolo ed è stata più volte rimaneggiata a partire dall'incendio del 1501. A sinistra dell'ingresso troviamo la statua in stucco e cartapesta di San Lodovico da Tolosa, patrono del borgo. A partire dal 600 essa verrà posta in processione per le vie del paese il 19 agosto di ogni anno, in occasione della festa patronale. Nelle nicchie lungo la navata abbiamo le sculture di Sant'Antonio Abate e San Lodovico, realizzate in terracotta in vetrina dalla Bottega dei Buglioni. Capolavoro della pittura pistoiese di fine 300 e già conosciuto dagli abitanti di Serravalle come la Casa delle Figure, l'ex oratorio della Vergine Assunta è un raccolto edificio che ha cambiato la sua identità trecentesca nel corso dei secoli. Dopo il 1789, con la soppressione delle compagnie religiose e degli oratori voluta dal vescovo di Pistoia, Scipione De Ricci, l'oratorio fu adibito a residenza civile e venne diviso in 4 vani disposti su 2 piani. Nascosto per secoli sotto l'intorno di un'abitazione, viene riscoperto alla fine degli anni 80, quando riemergono alcune immagini sacre. Oggi l'intero edificio è stato trasformato in un suggestivo luogo museale. Il restauro ha riportato alla luce un vasto ciclo di affreschi, in parte riferibile alla scuola giottesca, che occupa tutte le 4 pareti dell'oratorio, anche se molte parti sono andate purtroppo distrutte. La visita al borgo si conclude all'interno della chiesa di San Michele. Qui si conserva l'unica abside integralmente giunta fino a noi fra le chiese romaniche del XII e XIII secolo presenti a Serravalle Pistoiese. Sulla parete di sinistra della chiesa, vicino all'ingresso, è presente il trittico con Madonna in trono e il bambino fra i santi Ippolito, Jacopo, Michele e Stefano, datato al 1439 e attribuito a Bartolomeo di Andrea Bochi. Sulla parete di destra
Ora, vicino all'altare, è presente parte di un interessante affresco dei primi decenni del 300, in cui è raffigurato il miracolo di San Biagio, al quale sono attribuiti i poteri contro il mal di gola. Durante il secolo XVII fu modificata la facciata con l'apertura del finestrone barocco e venne costruito il porticato, che, addossato al fianco meridionale della chiesa, si lega al tessuto urbano circostante. L'amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese vi ringrazia per aver partecipato a questa visita virtuale e si augura di trovarvi presto a Serravalle.